Allora, io ho avuto il compito di parlare un po' di sanità digitale, quindi ho preparato qualche slide in cui mostro lo stato dell'arte, quello che c'è adesso, come funziona e poi qualche proposta. Allora, una prima valutazione su come siamo messi in Italia sulla sanità digitale, il giudizio è siamo messi male. Siamo indietro rispetto alle altre nazioni europee, rispetto agli obiettivi dell'Europa 2020 e soprattutto ci distinguiamo per una bassa spesa dedicata alla sanità digitale che per il 2015 è stato l'1,2% del totale della spesa pubblica, che è poco, specie se confrontato con la media delle altre nazioni europee che sta tra il 2 e il 3% con punte del 4%, quindi noi come dire, non spendiamo per la sanità digitale, non investiamo, almeno è stato così fino adesso. In più abbiamo delle strutture attuali nelle varie, negli uffici, nell'ASL, negli ospedali che sono abbastanza obsoleti, cioè a parte gli ospedali nuovi che hanno nuove attrezzature, gli ospedali vecchi sono assolutamente messi male, computer che hanno più di 5 anni eccetera eccetera, ed è anche molto disomogenea la situazione, cioè da una struttura all'altra varia moltissimo il livello, però diciamo che dal punto di vista della sanità digitale l'Italia non è messa bene, non ci ha creduto. Allora, vediamo un po' i programmi governativi che si sono susseguiti in questi anni, quel poco che c'è stato, a partire dal 2012 con il decreto legge crescita 2.0 che ha introdotto questi diciamo quattro progetti: uno, fascicolo sanitario elettronico, la prescrizione medica in formato elettronico, la cartella clinica digitale e poi un quarto punto era la trasmissione in via telematica dei certificati di malattia dei dipendenti pubblici. Allora, nel 2015 poi questo è stato diciamo, il progetto più importante non solo nella sanità ma in generale a livello italiano, la strategia per la crescita digitale 2014-2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e data in gestione all'AGID, questa agenzia per l'Italia digitale che ha acquisito così un'importanza strategica per l'evoluzione tecnologica. Allora, cosa c'era nell'ambito della sanità digitale in questa strategia? Sostanzialmente questi quattro punti, di cui tre ripresi dal decreto crescita, quindi fascicolo sanitario elettronico, ricette digitali e cartella clinica elettronica, più un quarto punto sulle prenotazioni e sui pagamenti online. Allora, nel giugno 2016 poi c'è stato il patto per la sanità digitale, un accordo nell'ambito del, mi sembra, del... Sì, del patto dell'approvato nella conferenza Stato-Regioni, quindi in quell'ambito lì. E qui è stato introdotto un nuovo progetto, ad oggi non è ancora partito, che è questo nuovo sistema informativo sanitario nazionale che dovrebbe raccogliere e memorizzare tutti i dati sulle informazioni sanitarie di tutti, di tutta la popolazione italiana. Qui l'obiettivo del progetto dichiarato dallo Stato era la verifica dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza, che è piuttosto strano che lancino un progetto così grande e così importante dando come obiettivo primario la verifica dei livelli essenziali di assistenza, che dovrebbe esserci già in qualche modo. Lo lanciano in questo modo. Vabbè. Poi prevedevano una facilitazione dell'accesso degli utenti alle prestazioni attraverso strumenti informatici, quindi un impulso alla informatizzazione delle strutture e poi un ulteriore impulso alla diffusione del fascicolo sanitario elettronico.
Poi c'è stato nel settembre dell'anno scorso il piano nazionale cronicità, in cui hanno introdotto anche i punti di sistemi informativi integrati e piattaforme per e-health e chronicle care, praticamente dei gestionali da mettere negli ospedali pubblici. La sintetizzo così per farvi capire. E lo sviluppo di sistemi di telemedicina. Ecco, per questo piano nazionale cronicità le associazioni del settore, dei medici, dei pazienti eccetera, hanno dato un ottimo giudizio. Il problema è che hanno messo in pista pochi finanziamenti per questo piano cronicità, cioè risulta esserci come elemento di finanziamento solo un PON europeo da 50-60 milioni di euro, che è assolutamente ridicolo rispetto agli obiettivi. Quindi questo sarebbe un bel piano, ma finanziato non si sa come, quindi probabilmente non si concretizzerà. Allora, adesso volevo spiegare un attimino meglio di queste cose di cui abbiamo parlato. Cos'è il fascicolo sanitario elettronico? Che è un qualcosa che in Lombardia è una realtà, quindi tutti voi potete abilitare l'accesso e provare a utilizzarlo. Vi suggerisco di farlo, così vi renderete conto anche dei problemi. Comunque, vabbè. Allora, non è una cartella clinica, è un'infrastruttura che raccoglie i dati di tutti, diciamo, tutte le informazioni cliniche della popolazione. Attualmente è gestita a livello regionale, quindi ogni regione ha il suo, completamente distinto e completamente diverso l'uno dall'altro. Tutte le strutture dovrebbero produrre dati, mandare i dati clinici di tutti verso questa infrastruttura. Dovrebbero. Allora, di che dati parliamo? Parliamo di quindi referti di esami e visite, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissioni, quindi i ricoveri che ci sono stati, oltre a dossier farmaceutico e altre informazioni amministrative, e non ultimo il consenso, il diniego alla donazione degli organi e dei tessuti, cosa che tra l'altro io nel fascicolo sanitario elettronico lombardo non ho trovato, non c'è ancora, dovrebbe esserci, ma... Allora, questa è un'immagine di com'è il fascicolo sanitario elettronico in Lombardia. In pratica, come vedete, c'è la lista dei documenti sanitari cosiddetti, e dovrebbero esserci tutti gli esami fatti, loro dicono dal 90 in poi. Io ho verificato, questo è il mio fascicolo elettronico, come vedete ci sono 11 documenti e io a casa ho materiale almeno per 35 esami che ho fatto, quindi il livello di completezza attuale del fascicolo sanitario elettronico è scarso, è ridicolo, almeno io ho fatto una valutazione sul mio, ma da contatti avuti con altri sembra che sia la stessa situazione. E in più la cosa brutta che io ho notato sul mio è che anche rispetto a esami fatti nella stessa struttura, alcuni ci sono, alcuni no, quindi anche le strutture che inviano dati non li inviano tutti, che è terrificante secondo me. Comunque, allora, chi può accedere al fascicolo sanitario elettronico, che fa anche capire perché è stato fatto? Oltre all'assistito, noi, il medico curante, ma al momento di abilitarlo bisogna esplicitare il fatto che il medico curante possa accederci, cioè possiamo anche decidere che non ci può accedere. Si possono specificare nomi di altri medici specialisti che possono accedere, mettendo nome e cognome, sempre a cura nostra. E in più, ecco, c'è la possibilità di accedere da parte di medici di pronto soccorso, strutture d'urgenza, in caso di necessità per curare noi. Quindi esiste, diciamo, una procedura per cui in caso di urgenza medici di queste strutture possono accedere ai nostri dati, però di questo rimane traccia, quindi noi a posteriori possiamo verificare se ci sono stati accessi o no. A che punto è? Allora, 7 regioni lo hanno attivato, tra cui la Lombardia tra i primi, 2 lo stanno implementando, per le altre dicono che stanno partendo, ma non risulta che siano partiti.
Allora, quindi globalmente i pochi dati che ho trovato sull'utilizzo sono abbastanza desolanti, cioè non è molto utilizzato, anzi pochissimo, poco utilizzato. Allora, due giorni fa sono stato a un convegno al Politecnico in cui parlavano di sanità digitale a Milano e la rappresentante della Regione Lombardia ha dichiarato che ci sono 6 milioni di utenti abilitati in Lombardia che hanno abilitato il fascicolo sanitario elettronico. Io non ci credo, perché a me risultavano valori intorno al 15-20% a livello italiano, quindi non so bene in base a cosa abbia buttato lì questo dato, ma secondo me non poco credibile. Allora, quali sono i limiti attuali del fascicolo sanitario elettronico? Incompletezza temporale, include solo i dati dal 90, quindi voglio dire, è tutto quello che c'era prima, niente. Che quadro ti può dare? Un quadro assolutamente parziale, quindi viene un po' anche a cascare l'utilità di avere una raccolta di tutti i propri esami, eccetera. C'è un problema enorme di incompletezza generale. Allora, in Lombardia l'accordo di accreditamento prevede che la struttura privata accreditata invii tutti i dati al fascicolo sanitario elettronico, ma lo fanno poche, o comunque questa cosa non è verificata. E sempre la rappresentante della regione disse: cercheremo di spingere affinché questo diventi più operativo, eccetera. Secondo me bisogna dire, allora, o li mandate o vi togliamo l'accreditamento, cioè bisogna arrivare al dunque, altrimenti queste strutture non rispetteranno mai questa cosa. Allora, poi non c'è pubblicità di questo servizio. Io sono stato l'altro giorno in un ufficio ASL e ho cercato in tutte le stanze se ci fu qualche avviso, eccetera, zero assoluto. Ho chiesto informazioni, mi hanno dato un mini opuscolino in cui diceva: vuoi vedere i tuoi dati su internet? Ma non parlava di fascicolo sanitario elettronico, non spiegava. Quindi, non so, c'è la sensazione che non vogliano in realtà promuoverlo molto, non so se perché non è compiuto o per altri motivi. È macchinosa l'attivazione, perché uno deve sapere che esiste, deve andare all'ASL, ufficio scelte revoche, e chiedere di attivarlo esplicitamente, quindi poi riceve la password con SMS, quindi è necessario avere un cellulare e, insomma, magari qualcuno di certa età non è che è così pratico quest'uso. E poi non ci si accede da SPID ad alcuni, che anche questa è una cosa molto curiosa. Vabbè, per chi non sa cosa è lo SPID dovrebbe essere un login che si fa unico per accedere a tutti i servizi dello Stato e delle regioni, un mega progetto avviato dall'azienda digitale credo 2 anni fa, 3 anni fa, che va avanti, ma di fatto per esempio il fascicolo sanitario elettronico non ha l'integrazione con questo, quindi in molte regioni non c'è questa integrazione, che doveva essere un punto di partenza basilare. L'accredito te lo fai dare dall'ASL, non te lo fai dare dallo SPID. Vabbè. Allora, noi crediamo che il fascicolo sanitario elettronico sia un bel progetto, importante, utile, ma bisogna che diventi compiuto, quindi come movimento io mi sentirei di proporre, da mettere tra i nostri punti di programma, il fatto di renderlo compiuto questo fascicolo sanitario elettronico. Quindi ci deve essere interoperabilità tra i vari sistemi regionali, cosa che attualmente non c'è, che stanno studiando adesso, cioè dopo che ognuno è partito per conto suo, adesso cominciano a pensare all'interoperabilità, ha lanciato un gruppo di lavoro. Peccato che esistevano già da anni degli standard, bastava dire: chiunque parte col fascicolo sanitario elettronico deve adottare questo standard, e l'interoperabilità sarebbe stata automatica. Non è stato fatto, per me questo è dilettantismo. Comunque, baraglio. Sì, a livello nazionale, cioè non è che parliamo di...
Bisogna che sia monitorata e controllata sempre la sicurezza, perché il rischio di accessi da parte di entità interessate è sempre in agguato, quindi mai abbassare la guardia sulla sicurezza, sul controllo accessi. Devono esserci tutti i dati, cioè tutte le strutture convenzionate e pubbliche devono fornire tutti i dati raccolti verso il fascicolo sanitario elettronico. Io metterei una specie di ultimatum e farei dei controlli, e chi non li rispetta o paga una multa o si toglie l'accredito. E poi l'altra cosa, secondo me è una cosa che va attivata immediatamente per tutta la popolazione italiana. Non ha senso che io devo scoprire che c'è, andare in un ufficio, chiedere di abilitarlo e con un sistema macchinoso, secondo me deve già esistere. Poi che io lo usi o no è un altro discorso, ma dovrebbe essere già attivato per tutti. Ok, allora un altro punto importante, un altro progetto importante è la cartella clinica elettronica. Questo riguarda le strutture ospedaliere. In pratica è l'automatizzazione, la digitalizzazione del funzionamento interno degli ospedali. Qui abbastanza vicino c'è un ospedale che è all'avanguardia in Italia, che è l'ospedale di Vimercate, azienda ospedaliera di Desio Vimercate, che è completamente digitalizzato, quindi anche infermieri, dottori che vanno in giro anche solo per dare la medicina lo fanno tramite un tablet collegato via wifi, cliccano, ho dato la medicina, devo dare questo, cioè tutto automatizzato, tutti gli esami vengono immediatamente digitalizzati e quindi sono la struttura più avanti dal suo punto di vista. Dovremmo arrivare ad avere tutte le strutture organizzate in questo modo. È chiaro che ci vogliono computer, gli apparati diagnostici predisposti per dare la refertazione elettronica immediatamente e personale ospedaliero preparato, non ultimo, perché alla fine puoi mettere dei bellissimi strumenti, ma se poi non li si sa usare casca tutto. Un altro progetto importante era le prenotazioni e i pagamenti online. Qua sono state emanate varie linee guida, obblighi eccetera. Ad oggi risulta che solo 14 regioni hanno attivato i CUP telefonici online e i pagamenti elettronici sono attivi solo in alcune strutture, in alcune regioni. In realtà in Lombardia siamo anche messi bene, mi sentirei di dire, perché parecchi ce l'hanno, altrove è molto peggio. Allora, adesso volevo far vedere qualche dato statistico e poi passare a qualche altra proposta. Allora, quanto spende l'Italia per la sanità digitale? L'abbiamo detto prima, l'1,2% della spesa pubblica, che corrisponde circa a 22 euro per abitante. Gli altri paesi europei, con sistemi sanitari simili al nostro, confrontabili con il nostro, spendono molto di più. La Francia 40 euro ad abitante, la Gran Bretagna 60 euro abitante, la Danimarca 70 euro per abitante. Parliamo di spesa per la sanità digitale. La spesa per la sanità digitale, l'evoluzione negli anni, questa è una foto che ho preso al convegno di 2 giorni fa e come vedete è un valore abbastanza altalenante, che non è cresciuto moltissimo dal 2011 a oggi, anzi negli ultimi 2 anni è calato. Quindi i nostri governanti, la nostra classe politica non ci crede. Fanno un sacco di proclami, di slogan, eccetera, ma nella sostanza non ci crede. Fino adesso non ci ha creduto. Allora, questa è una slide di curiosità. C'è un osservatorio che fa un ranking del livello di sanità digitale di ogni regione e la Lombardia è la prima. Non capisco bene perché, ma da questo ranking risulta così. Poi la successiva la salto perché secondo me sono veramente bugie. Quindi era una slide sull'uso del digitale da parte dei cittadini italiani, ma secondo me è vergognoso che abbiano prodotto questi dati. Allora, quindi veniamo a tecnologie e proposte per il programma.
Uso dei big data, questa tecnologia già abbastanza diffusa a livello informatico. Sostanzialmente i big data sono grandi masse di dati relativi a tante persone che permettono con dei software particolari di trarre delle conclusioni, fare delle previsioni, sono molto utili. Diciamo che è un qualcosa che è venuto fuori negli ultimi anni perché richiedono potenze di elaborazione a livello di computer mostruose, ma che adesso ci sono, quindi come dire, la tecnologia è matura per permettere di investire su questa tecnologia. Quindi uso dei big data, in particolare con i dati del fascicolo sanitario elettronico, può essere molto d'aiuto. Quindi è un qualcosa che vorremmo spingere. Poi, allora, i CUP dovrebbero evolvere, e addirittura un'idea che buttiamo un po' lì è la possibilità magari di avere già la prenotazione dell'esame al momento della prescrizione, in automatico. Supponete che voi nel momento in cui il medico dice allora dovreste fare, non so, un TAC al eccetera eccetera, nel momento in cui schiaccia sulla ricetta TAC di un certo tipo, parte un sistema e gli dà una prima prenotazione, la prima prenotazione esistente in una struttura vicina, perché non c'è già, è possibile farlo. Poi chiaramente la persona può magari agire dicendo no, ma preferisco fare in un altro posto eccetera eccetera, e magari gli si dà un'app per poterla variare, o comunque con una pagina internet. Tutte tecnologie esistenti, si tratta solo di volerlo fare. Un altro punto che arriva, questo è un suggerimento che io ho colto su internet da un'associazione, credo, di medici, e sarebbe il controllo immediato dell'appropriatezza prescrittiva, cioè avere un sistema esperto informatico che all'atto della prescrizione dia anche un giudizio sulla appropriatezza. È possibile, esistono già dei sistemi che lo fanno negli Stati Uniti, Watson per esempio dell'IBM, l'ha proposto Maroni, Watson, stiamo freschi. Watson dell'IBM è un sistema che attualmente lo fa, lo usano negli Stati Uniti, in poche altre nazioni, ed è effettivamente proprio anche quello un ausilio alla diagnosi, quello dà anche dei suggerimenti sulla diagnosi, è un sistema cognitivo. E quindi potrebbe avere una doppia utilità. Uno è aiutare magari il lavoro del medico nella prescrizione della diagnosi, dandogli, come dire, suggerimenti e dando un giudizio su quello che lui sta prescrivendo, e uno è diciamo semplificare il processo di controllo della appropriatezza prescrittiva che è già in essere, però viene fatto a posteriori, anni dopo, e quindi adesso non ha nessun senso fatto così. Ultimo suggerimento: aprire l'accesso a dati sanitari ad app sviluppate da privati. Attualmente, da poco credo, la Regione Lombardia ha pubblicato queste app, sono queste 5 al momento, che ti puoi scaricare gratuitamente e danno informazioni sui pronti soccorsi, sui referti ed è una per fare le prenotazioni degli esami. E va bene che la Regione Lombardia abbia pubblicato queste app, ok, credo che se ne sia vantata anche abbastanza, perché noi siamo tecnologicamente all'avanguardia eccetera. Peccato che la strada giusta non è che la Regione sviluppi delle app, ma che la Regione metta a disposizione i dati affinché altri, chiunque, possa sviluppare delle app su questi dati. Questa è la strada giusta, perché altrimenti diventa, secondo me, spot elettorale e poco altro, anche perché chi ha deciso come devono essere fatte queste app? La Regione, sulla base di cosa? Buttato lì. Lombardia Informatica non ne parlo, perché è meglio. Quindi, allora, la strada deve essere che i dati sanitari, nel rispetto della privacy sempre, debbano essere messi a disposizione di aziende per lo sviluppo di app. Questa è una strada molto da aprire in generale, non solo nella sanità, anche sul discorso smart city eccetera, è proprio una strada da
da spalancare, che dovrebbe anche creare lavoro, perché alla fine sulla base delle esigenze o di buone idee le aziende possono sviluppare delle app e quindi opportunità di nuovo lavoro. Ho finito. Grazie. Grazie.